Benvenuti a Callewire Emilia Reggio! Ciao a tutti e benvenuti a un'altra intervista. Quando avete iniziato a fare questa canzone? Allora, abbiamo iniziato verso gli inizi di novembre. Abbiamo pensato di fare una canzone e Adriano l'ha scritta e io poi l'ho cantata. E quindi com'è stata questa esperienza? È stata bella come esperienza, ci siamo divertiti un sacco a scriverla e a musicarla e cantarla insieme. Immagino, sei stata molto brava a cantarla. Grazie. Prego, sei stata brava, sei stata brava. Grazie ancora. E quindi ci vuoi dire il titolo della canzone? Si chiama Un trionfo d'allegria, la canzone. E perché vi è venuta l'idea proprio di fare questa canzone e di dargli questo titolo? No, niente, noi abbiamo voluto celebrare l'allegria del carnevale, cioè un trionfo d'allegria, un trionfo a cui partecipa tutta la città. Abbiamo abbandonato, insomma, polemiche di tipo satirico, politico, eccetera, facendo una canzone che fosse una pura festa, un puro divertimento, anche perché chi la cantava non ero io, ma era la Lisa, che insomma è giovanissima e quindi è una ragazza di belle speranze ed è giusto che porti nel mondo una ventata di allegria, che in questo periodo storico indubbiamente ci vuole perché non siamo messi tanto bene. Quando ve ne siete accorto di questa felicità dentro il carnevale? Qual è la prima volta in cui ve ne siete accorti? Bella domanda. Appunto. Ma senti, io penso che il carnevale trasmetta sempre e comunque dell'allegria, anche se alle volte trasmette anche dei drammi, trasmette anche uno specchio della realtà che non è proprio dei più felici, ma noi preferiamo restare ottimisti. D'altronde la forza del carnevale sta proprio nel trovare motivi di gioia, di spensieratezza, di divertimento, anche quando le cose non vanno tanto bene, ecco, come sta succedendo nel nostro tempo. Quindi, qual è per voi la cosa più bella del carnevale? Ma la cosa più bella del carnevale è la musica, le maschere, la gioia della gente, le feste, le danze, tutto quello che è celebrazione di gioia, di spensieratezza, di gioia di vivere, capito? Sì. Ora non so se la Lisa vuole aggiungere qualcosa. Carri, la musica, le canzoni che vengono cantate, le feste, un po' tutto, il carnevale è tutto. Sì. Bello. Sì, sinceramente sì. Direi che possiamo salutare. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, buon ultimo corso e buon carnevale!